Sì, Andrea, grazie anche a Marco Girardo per tutte le utili informazioni che ci ha dato e per aver un po', aperto le danze di questa maratona di 16 giorni. Benvenuti a tutti in questo spazio che ogni giorno dedicheremo a una tematica diversa, concentrandoci, come diceva Andrea, sui dati e sulla loro interpretazione. Prima di iniziare con quelli che saranno i dati che mostrerò oggi, lasciatemi soltanto spiegare brevemente perché abbiamo pensato che fosse importante avere ogni giorno questo spazio, lo spazio legato ai grafici. I numeri, il modo in cui li utilizziamo, quello che ci dicono, il modo in cui li interpretiamo, sono molto importanti. E questo non solo per gli economisti o gli statistici o gli esperti del caso, ma per tutte e tutti noi, perché ci consentono di conoscere i fenomeni e quindi anche di disegnare proposte e politiche più efficaci nell'intervenire su quei fenomeni. Faccio un esempio brevissimo legato a quella che è la tematica della giornata e di cui si è un po' in parte parlato anche nell'ora precedente. Sappiamo tutti che a causa della situazione attuale molti bambini e bambine non hanno la possibilità di seguire le lezioni perché se in didattica a distanza non hanno gli strumenti necessari per farlo, vengono esclusi da una parte del loro percorso educativo. Ora, se noi non sappiamo innanzitutto quali sono gli strumenti che mancano e a quanti e a quante bambine e bambini questi strumenti mancano e dove dal punto di vista territoriale questi bambini si collocano, allora è facile capire che è molto più difficile disegnare politiche che siano realmente efficaci e nell'incidere su questo fenomeno. E quindi i dati sono sicuramente un presupposto per il disegno di buone politiche, ma sono anche uno strumento che i cittadini e le cittadine hanno a disposizione, ad esempio, per il monitoraggio delle politiche pubbliche e quindi da utilizzare come strumento per un confronto che sia aperto ma anche informato e quindi basato su delle conoscenze. Se, come diceva Andrea prima, ci ricordiamo che i dati non sono solo fredde statistiche, ma che dietro ogni numero, ogni percentuale che noi guardiamo, ascoltiamo in questi giorni, ma come li ascoltiamo ormai ogni giorno, ci ricordiamo che ci sono dietro quei numeri delle persone, allora vediamo che i dati possono essere visti come uno strumento per essere accanto ai cittadini, per renderli partecipi e anche per redistribuire potere, potere di contare, ad esempio, vedendo riconosciuti i propri bisogni e le proprie esigenze, ma anche potere di contare incidendo, ad esempio, attraverso il monitoraggio su quella che è l'azione pubblica. E la tematica su cui ci concentreremo oggi è quella delle disuguaglianze e povertà che colpiscono i minori. Perché partiamo da questo tema? Non solo e non tanto perché è legato a quella che è la tematica che verrà discussa nella giornata, ma anche perché questo tipo di disuguaglianze sono da un lato considerate particolarmente ingiuste perché vanno a colpire una fascia della popolazione molto fragile e dall'altra hanno non solo un impatto su quella che è la vita presente dei bambini, ma hanno anche effetti sulle opportunità che in futuro i bambini e le bambine avranno di crescere, svilupparsi e partecipare attivamente alla vita della comunità. E quindi sono un esempio molto chiaro di quello che il forum ripete da un po', e cioè che dobbiamo, se vogliamo crescere, dobbiamo invertire il paradigma, cioè non concentrarci sulla crescita e poi occuparci delle disuguaglianze, ma al contrario, agire sulle disuguaglianze per poi raggiungere una crescita più giusta, più equa e più inclusiva. La mezz'oretta di tempo che ho a disposizione per questo spazio per oggi sarà strutturata in questo modo, cioè offrirò prima una panoramica su alcuni dati che riguardano un po' la situazione dei minori a livello globale, poi concentrerò l'attenzione sui paesi economicamente avanzati e infine stringerò il focus sul nostro paese, su qual è la situazione del nostro paese.
La rilevanza dei diritti dei bambini è ormai riconosciuta anche a livello internazionale da molti anni. Nel 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa convenzione si basa fondamentalmente su quattro principi, e cioè il diritto all'ascolto, l'interesse superiore del bambino, la non discriminazione e il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. Quelli che vedete proiettati in questa slide sono due dei 54 articoli della Convenzione che stabiliscono in estrema sintesi, da un lato, come dicevamo prima, uno di quei principi fondamentali della Convenzione, che vale a dire l'interesse superiore del bambino, ma dall'altro anche l'impegno degli Stati ad adottare quei provvedimenti amministrativi e legislativi in modo da far sì che i minori abbiano garantiti la protezione e le cure necessarie al loro benessere. Quindi anche qui possiamo vedere nel ruolo dello Stato un legame un po' con quello che è il nostro articolo 3 della Costituzione, a cui si ispira tutto il lavoro del Forum, secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini e quindi anche ai minori di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana. Ora, dal 1989, anno in cui è stata approvata la Convenzione, nel mondo sono stati fatti dei passi avanti. Pensiamo ad esempio alla mortalità infantile, che è calcolata come il numero o la percentuale, a seconda del dato che si usa, di bambini che non superano i 5 anni di vita. È vero che, come mostra l'andamento discendente di questa retta, il numero di minori che ogni anno muore è diminuito, ma ancora nel 2017, quindi a 40 anni da quella convenzione, oltre 5 milioni di bambini non hanno superato il quinto anno di vita. Chiaramente ci sono delle disuguaglianze a livello di paesi, con valori molto elevati che si osservano ad esempio in India e Nigeria, ma comunque a livello globale questo dato è molto alto. Così come è ancora alta la percentuale di minori che lavora. L'ultimo dato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro diceva che nel mondo 265 milioni di minori lavora. E questo grafico che divide in realtà guarda all'andamento di questo dato per due fasce d'età, e cioè quella tra i 5 e i 14 e quella tra i 15 e i 17 anni, ci fa vedere come sia leggermente ridotta la quota di minori che ogni anno, che ogni anno che lavora. Ora, questo dato si riferisce alla percentuale di bambini che nella settimana in cui viene condotta questa indagine ha lavorato almeno un'ora a settimana. Quindi una parte di questi ragazzi e ragazze lavora e va anche a scuola. Però purtroppo la quota di quelli che semplicemente lavora e quindi non è parte del sistema educativo del proprio paese è ancora altissima, soprattutto in paesi come l'India, ma anche come Venezuela, il Perù o l'Honduras, e paesi africani come il Niger e il Mali. È migliorata sono migliorati anche gli indicatori che ci dicono come va, qual è la situazione dei bambini per quanto riguarda l'istruzione. Ora, questo grafico mostra per il 2017, l'ultimo anno per cui sono disponibili i dati, quali sono gli anni medi che i bambini e le bambine trascorrono in istruzione. È vero che non è un dato l'unico dato importante per capire qual è la condizione del sistema educativo di un paese, perché oltre agli anni di scuola frequentati è anche importante vedere quali sono le competenze che i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze acquisiscono. Però è uno di quegli indicatori che ci consente di fare un confronto internazionale a livello globale, perché è uno di quelli disponibili per, come vedete, tutti i paesi del mondo.
E come dicevo, sebbene la maggior parte dei paesi siano colorati con tonalità più scure del blu e quindi caratterizzati da una situazione in cui i bambini passano almeno 8 anni o più a scuola, ci sono ancora molti paesi, prevalentemente dell'Africa, in cui i bambini e le bambine non trascorrono più di 2 anni all'interno del sistema educativo. Ora, è vero che queste situazioni di particolare svantaggio si verificano prevalentemente in quelli che sono solitamente considerati come paesi ancora economicamente non avanzati o in via di sviluppo. Però c'è da dire che nei paesi occidentali, sebbene almeno gli indicatori che vedevamo prima sulla mortalità infantile o la frequenza di anni scolastici siano molto migliori, persistono ancora delle forti criticità che influenzano i bambini. Ad esempio, questi sono dei dati tratti da un report che l'UNICEF ha pubblicato alcuni anni fa, in cui si focalizzava proprio l'attenzione sulle condizioni dei bambini nei paesi sviluppati. In particolare, questo grafico mette in relazione, da un lato, il tasso di povertà infantile, che è calcolato come la percentuale di minori che appartiene a famiglie il cui reddito è inferiore al 50% del reddito mediano nazionale, e dall'altro il divario reddituale relativo. Come è calcolato questo divario? Si confronta il reddito della famiglia di appartenenza dei bambini, in particolare si confronta il reddito delle famiglie che si collocano nel 50° percentile della distribuzione del reddito e quello delle famiglie che si trovano nel 10° percentile. Ora, come vedete, i paesi si collocano prevalentemente in due quadranti: quello sudoccidentale, che è quello in cui i minori vivono in condizioni relativamente migliori perché il divario reddituale è più basso e il tasso di povertà infantile anche. E poi c'è un altro gruppo invece collocato in questo riquadro nord-orientale, in cui sono più alte le disuguaglianze ed è maggiore la quota di minori che vive in condizioni di povertà. E come vedete, l'Italia purtroppo si colloca proprio in questo quadrante. Infatti, non solo il tasso di povertà infantile è di circa il 17%, ma anche il confronto del reddito familiare che si trova nel 10° percentile più basso è inferiore del 60% rispetto a quello dei bambini che si collocano al centro della distribuzione di reddito. Anche le disuguaglianze economiche sono spesso, anzi direi sempre, interrelate, accompagnate, intersecate con altre fragilità che colpiscono i bambini in campo sia educativo che delle condizioni di salute. Questo grafico, ad esempio, mostra per ognuno dei paesi compresi nel campione di questa indagine qual è la percentuale di ragazzi e ragazze che non raggiunge il livello minimo di competenze nelle tre materie che ogni anno ogni 3 anni l'OCSE testa attraverso il suo test PISA. Le tre materie sono matematica, scienze e italiano. Come vedete, in molti paesi la percentuale di minori che non raggiunge neanche il livello minimo di competenze è superiore al 10% e raggiunge punte elevatissime in paesi come il Messico, la Bulgaria, in cui ci aggiriamo intorno al 30%. E qui il collegamento con quel discorso che facevamo prima, per cui è importante sapere quanti anni vanno a scuola i bambini, ma è anche importante capire quali sono le competenze che acquisiscono. Con tutti i limiti che questo tipo di test standardizzati hanno nella valutazione delle competenze acquisite, però se se ne tengono ben presenti i limiti, sono comunque un utile strumento per avere delle indicazioni aggiuntive su quella che è lo stato del sistema educativo e le competenze dei ragazzi e delle ragazze che
che ne sono coinvolte. E invece, come dal punto di vista della salute, anche qui vedete la quota di bambini che riferisce di avere almeno uno o più disturbi di salute al giorno è altissima. In sei dei paesi che sono considerati in questo campione, e considerate che questi sono quelli economicamente più avanzati, questa quota è pari al 30%, e l'Italia purtroppo è uno di questi. Anzi, se non ricordo male, l'Italia è intorno al 31%. Ora, abbiamo visto qual è la situazione nel mondo, qual è la situazione in Europa o negli altri paesi OCSE. Andiamo a vedere meglio quali sono i dati invece che caratterizzano le condizioni dei minori nel nostro paese. Purtroppo, come mostra questo grafico, tanto la povertà assoluta che quella relativa negli ultimi 10 anni sono aumentati. In particolare nel grafico vedete, a partire dal 2009 fino al 2019, l'ultimo anno per cui i dati sono disponibili, in blu, la quota di bambini, che si trova in condizione di povertà assoluta, e in grigio, la percentuale invece che vive in condizioni di povertà relativa. Allora, negli ultimi 10 anni la percentuale di bambini che vive in condizioni di povertà relativa è raddoppiata, passando dall'11,7% del 2009 a oltre il 22% del 2019, mentre i bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta, e cioè bambini che non hanno accesso a un paniere di beni e servizi che sono ritenuti essenziali per vivere una vita dignitosa, è passata da poco più del 4% nel 2009 all'11,5% nel 2019. Questo significa che nel 2019 oltre 1.116.000 bambine e bambini non erano nelle condizioni tali per poter vivere una vita dignitosa. Come abbiamo detto già in precedenza, le condizioni socio-economiche dei ragazzi e delle ragazze influenzano altre dimensioni della loro vita. Questo vale chiaramente anche, purtroppo, anche in Italia. Questo grafico mostra qual è il collegamento tra il background socio-economico dei ragazzi e delle ragazze e i livelli di competenze che riescono ad acquisire. In particolare, come è costruito? Il campione di ragazzi e ragazze che ha partecipato al test OCSE PISA di cui parlavamo prima, nel 2018, che è l'ultimo anno in cui è stato condotto, il prossimo sarà l'anno prossimo, viene suddiviso in quattro gruppi a seconda della condizione socio-economica della famiglia di appartenenza, andando dal primo, quindi quello più basso, fino all'ultimo, che è quello in cui le condizioni socio-economiche sono migliori. E per ognuno di questi gruppi mostra in azzurro qual è la quota di studenti che non raggiunge le competenze minime in lettura, e in grigio qual è la quota di studenti invece che raggiunge il livello massimo di competenza. Ora, lo vedete dal grafico che i due rettangoli grigio e azzurro sono molto diversi, soprattutto tra il primo e il quarto quartile. Ad esempio, la percentuale di ragazze e ragazzi che non raggiunge il livello di competenze minimo è 3 volte superiore per quelli che sono collocati nel primo quartile rispetto a quelli che appartengono al quarto quartile, mentre la quota di quelli che raggiungono livelli di competenze massimo è superiore di 6 volte tra i ragazzi e le ragazze che appartengono al quartile socio-economico più alto rispetto a quelli che appartengono al quartile socio-economico più basso. Questo cosa significa? Significa che in realtà le competenze che i ragazzi e le ragazze acquisiscono, e quindi anche la loro capacità poi di inserirsi al meglio nella loro vita da adulti, è fortemente interrelata, correlata con quello che è il background socio-economico della famiglia.
E un altro problema purtroppo grave che influenza, che caratterizza, scusate, il nostro paese è quello dei minori che abbandonano precocemente il sistema educativo. Ora, questo numero è rappresentato di solito dal tasso di abbandono scolastico, che è quello che vedete, in questo grafico. Anche qui, sebbene vi sia stata una, notevole riduzione a partire dagli inizi degli anni 2000, ancora nel 2019, il 13,5,9%, scusate, dei minori abbandonò precocemente il sistema educativo e quindi siamo ben lontani da quel target del 10% che l'Unione Europea aveva fissato come obiettivo da raggiungere, per i paesi dell'Unione entro il 2020. E non solo il tasso di abbandono scolastico è molto alto, ma è anche distribuito in modo molto difforme sul territorio nazionale. Questa slide mostra che tratta da un bel rapporto che Save the Children ha Save the Children in Italia ha pubblicato all'inizio di quest'anno per valutare l'effetto della pandemia anche e soprattutto sui minori. Questo grafico mostra qual è il tasso di abbandono scolastico nelle 107 province del nostro paese. Ora, spero si riesca a vedere, ma comunque ve lo leggo. Si va da valori minimi compresi nella fascia del 4,8 e 6,4% in province, ad esempio, come Forlì, come Pescara o come Chieti e Firenze, a valori elevatissimi, e cioè compresi tra il 22 e il 27%, invece in province come quella di Imperia o di Napoli o di Palermo. Ora, una cosa interessante anche da notare di questo grafico è che quando guardiamo il tasso di abbandono scolastico, quella classica dicotomia tra il nord e il sud Italia, che è un po' quella che caratterizza molte delle disuguaglianze che interessano il nostro paese, qui viene un po' meno, perché vediamo che ci sono punte di arancione o rosso via via o porpora via via più scuro anche in alcune aree settentrionali del paese. Questa stessa caratteristica invece non la notiamo quando andiamo a vedere qual è la dispersione implicita in Italia. La dispersione implicita è calcolata come di nuovo la quota di ragazzi e ragazze che non raggiunge il livello minimo di competenza nei test OCSE PISA. Ora, come vedete, un quarto dei nostri studenti e quasi un quarto dei nostri studenti e delle nostre studentesse, pur andando a scuola, pur frequentando la scuola, non riesce a raggiungere livelli di competenza minimo. Qui però, e di nuovo anche qui ci sono delle forti disuguaglianze territoriali, si va dal range compreso tra il 7 e il 13,7% nelle aree un po' più denotate da un colore giallino un po' più chiaro, a punte del 39-47% invece nelle zone caratterizzate da un rosso più marcato. E quindi diciamo che il quadro che viene fuori da questi dati, seppure pochi e non rappresentativi di tutta la condizione, le condizioni di vita dei minori, i dati che vengono fuori sono molto preoccupanti. E soprattutto è plausibile immaginare, io mi auguro di sbagliare, ma è plausibile immaginare che almeno nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni, questi dati saranno ancora più negativi come conseguenza dell'impatto economico e sociale che la crisi sanitaria sta avendo su tutti noi. E questi dati e queste preoccupazioni vengono percepite in realtà anche da molti italiani. È uno di quei casi in cui la percezione coincide grosso modo o per la maggior parte con quelle che sono le statistiche reali. Infatti,
le ultime due o tre slide che vi illustrerò nei prossimi 4 minuti che ho a disposizione riguardano i risultati di un'indagine che Demopolis ha condotto per l'impresa sociale con i bambini, che è stata pubblicata, se non ricordo male, all'inizio dello scorso mese. Da questa indagine viene fuori come il 67% degli intervistati ritiene che saranno i minori a pagare il prezzo maggiore dell'emergenza, soprattutto nel lungo periodo. Rispetto all'anno scorso è aumentata anche la percentuale di chi tra gli intervistati e le intervistate è preoccupato in particolar modo, quindi tra le altre opzioni che vengono date nel questionario che viene sottoposto agli intervistati, ma è preoccupato particolarmente per lo scarso apprendimento scolastico. Questa percentuale è passata addirittura dal 53 al 73% nel giro di un anno. E cosa che forse da una parte è ancora più importante, probabilmente ci lascia anche in qualche modo è anche un segnale positivo, e cioè è aumentata la consapevolezza del problema della povertà educativa. Lo scorso anno soltanto il 43% degli intervistati aveva sentito parlare del problema. Quest'anno la stessa percentuale è aumentata di 10 punti, di 10 punti. Perché dico che questa cosa è in parte positiva? Perché la consapevolezza di questo problema può essere anche un altro fattore tra i tanti che già ci sono, che spinge a intervenire su questa problematica. E chiedendo poi a chi ha partecipato a questa intervista quali sono le percezioni sulle dinamiche delle disuguaglianze tra minori, vedete che sono pochissimi quelli a pensare che siano diminuite o che siano rimaste invariate, mentre il 72%, e quindi quasi tre quarti del totale del campione, pensa che le disuguaglianze minorili siano aumentate. E infine, sulla gravità del fenomeno, non solo è aumentata la gravità, la consapevolezza, scusate, della conoscenza del problema della povertà educativa, ma è anche molto alta la percentuale di quelli che ritengono che questo problema sia molto o abbastanza grave. Credo di essere andata abbastanza bene con i tempi, e soprattutto l'ultima slide era un po' quella che voleva essere un lancio di palla ad Andrea e a tutti gli ospiti della sessione che seguirà, in cui appunto si discuterà di quali sono le varie forme di povertà educativa e di quali sono alcuni dei possibili strumenti che si potrebbero mettere in campo, e in alcuni casi vengono già messi in campo per affrontare questo grave problema. Io vi ringrazio e auguro ad Andrea e a tutti i suoi ospiti un buon proseguimento dei lavori.